Ciao a tutti ragazzi ed eccoci qui con un nuovo video su Black Ops 2 Mob of the Dead. Ed ecco qui che siamo appena arrivati sul ponte, ovvero praticamente dopo aver interrotto l'ultimo video di una prima parte dell'easter egg della nuova mappa, che è abbastanza semplice ma veramente lungo. Praticamente noi ci siamo schiantati, andiamo sulla sedia elettrica e ritorniamo dove eravamo prima. Saliamo di sopra, sulla pista d'atterraggio, e vedremo che l'aereo non c'è. Dobbiamo aspettare un round e recuperare 5 taniche, che troveremo per l'appunto dove erano posizionati i pezzi per costruire l'aereo. Dopo il round l'aereo si crea, noi andiamo a prendere le taniche e le montiamo. La seconda tanica si trova nell'infermeria, e qui c'è anche una cassa, e ci troviamo il Raygun. Tanto ringrazio Devil Black per l'aiuto e Master Mitch, e vi consiglio il canale di Varsa Production, e lo ringrazio per l'aiuto. Montiamo la seconda tanica sull'aereo. E volevo dirvi che questo pacchetto è veramente bello, questa mappa. Le mappe multiplayer non è che mi piacciono tantissimo, però ce ne sono di peggio. Poi, dopo aver preso le taniche, questo procedimento dobbiamo farlo un'altra volta. In totale devono essere 3 le volte per farci dare l'obiettivo di completare 3 cicli, che sarebbe... Ecco, mi sono dimenticato il teaser dell'obiettivo. No, fare la ronda dovrebbe essere l'obiettivo. Dopo aver completato le 5 taniche, risaliamo sull'aereo, facciamo il viaggio, così ci riscantiamo, e mentre voliamo facciamo una cosa carina col Tomahawk, ovvero lo lanciamo come dei deficienti, così poi ci ritorna indietro. Cioè vola insieme a noi, guardate che carino, troppo bello. Basta, ora ci deviamo e ci schiantiamo. Io vi consiglio di resistere sul ponte, che tanto c'è anche l'obiettivo, che è abbastanza semplice, quello di fare un round 15 superiore e fare un'ondata, che è veramente semplice. Ve lo consiglio di appena arrivate di farvelo, così almeno al primo ciclo, così al secondo ciclo sarebbe questo qui. Correte subito via sulla sedia elettrica, tornate indietro e andate direttamente all'aereo. Fate le stesse identiche cose, prendendo di nuovo le 5 taniche, riandando di nuovo qua dentro sul ponte, e poi ritornare sopra, che ora vi farò vedere. Ok, ritorniamo, l'aereo non c'è, dobbiamo fare un'altra ondata. Ora che l'ondata è finita, l'aereo comparirà alla nostra destra, ovvero sulla pista. Poi, nel frattempo che guardate, tanto è chiaro, è semplice l'obiettivo, prima o poi caricherò anche la parte finale dell'easter egg, se riusciamo a farla, e anche l'obiettivo del guardiano, se riusciamo a farlo, se ho tempo poi. Prossimo video credo che sarà venerdì prossimo, Dead Island. Se no, come ho detto prima, altre soluzioni di Black Ops, della nuova mappa zombie. Allora, qui abbiamo già fatto tutto praticamente. Saliamo di sopra e il terzo ciclo è stato completato. Dobbiamo solo andare qui e l'obiettivo mi è stato assegnato in quel punto a me. E basta, il video è quasi finito, vi lascio una clip finale, ho messo, praticamente sarebbe un altro obiettivo di Black Ops, ovvero, ecco, un'esplosione di sapore, e richiede la bevanda energetica dell'elettricità, che troviamo vicino alla gondola. Dobbiamo farci inseguire da tantissimi zombie, dagli zombie, e morire, in modo tale che poi il corpo esploda e uccida gli zombie con l'elettricità. Nell'obiettivo c'è scritto che gli zombie devono essere 10. Quindi vi consiglio di contarne 10, di farli ammazzare ed esplodere. La cosa migliore è questa, perché con tantissimi non lo fa. Cioè, non l'ha fatto comunque. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video, al prossimo gameplay. Ciao a tutti ragazzi!